Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Per il video di oggi abbiamo una postazione un po' più casual del solito. Sono tornata da poco da lavoro a Torino, ragazzi, diluvia. Io sono tornata a casa, nonostante avessi l'ombrello, completamente fradicia, dove per fradicia intendo che la mia giacca è appesa nella doccia a gocciolare. I miei capelli sono ancora umidi, ma non importa, noi filmiamo lo stesso. A un occhio meno attento e meno allenato, questo potrà sembrare un banalissimo video haul, ma invece no, perché si tratta di un tutorial. Sì, un tutorial su come disattendere i propri buoni propositi e dilapidare metà del vostro stipendio da Sephora, cosa che modestamente mi riesce sempre piuttosto bene. Ça va sans dire, iniziamo subito con un bel sacchettone pieno pesantissimo di Sephora. Ho comprato un bel po' di roba, ma cercherò di andare più veloce possibile. Dunque, ho acquistato tre maschere di Papa Recipe, sapete che le adoro. Queste sono quelle honey butter con la parte superiore marrone, cremose, nutrienti, idratanti, aderiscono benissimo al viso, lo lasciano morbidissimo, rimpolpato, sono fantastiche. E ho acquistato anche per la prima volta la versione rose gold, che non avevo ancora mai trovato, che sono curiosissima di provare. Del brand Sephora invece ne ho acquistate due, una è quella nutriente al cocco. L'altra invece è quella per pelli disidratate e rimpolpante all'aloe. Ho ricomprato poi anche due maschere che ho già testato, di cui mi sono innamorata perdutamente, del brand di Oso. Questa è la Premium Black, mentre questa è la Hydro Lift. Fantastiche. La siringa contiene il principio attivo, so che è un po' creepy, ma voi la togliete dall'involucro, la infilate in questa valvola e in questo modo andate a impregnare di prodotto la maschera in tessuto che è lì dentro secca, asciutta. Fantastiche, sono piuttosto costose per essere delle maschere in tessuto, ma sono come un trattamento dell'estetista in busta praticamente. Ho acquistato poi la Tony Moly Super Peeling Liquid Shiny Foot. Questa è una maschera esfoliante per i piedi, di quelle piuttosto spaventose che infilate, tenete su per un'ora, un'ora e mezza, e poi nel giro delle 2 settimane successive provocano quella schifosissima esfoliazione ai piedi che rimuove tutta la pelle secca e un po' più schifosetta. Però alla fine vi ritrovate dopo 2 settimane di orrore con i piedi morbidissimi, e la faccio sempre prima dell'arrivo dell'estate. Ho ricomprato poi il mio struccante occhi preferito al mondo, il Super De Marchignan You Waterproof di Sephora. Bifasico, rimuove tutto, ottimo, ottimo rapporto qualità-prezzo e il bussolotto è bello grande. Beauty Blender, questa volta l'ho comprata nera perché mi sono stufata di usare sempre quella rosa, e ho poi anche questo kit che vi ho già fatto vedere sulla mia pagina Facebook. Mi raccomando, se lo trovate da Sephora, agguantatelo al volo, perché questo kit ha lo stesso prezzo di una beauty blender singola, però è un kit che di beauty blender ne contiene tre: una beauty blender classica per il viso, una beauty blusher che è questa grigia un pochino più piccola, perfetta per illuminante o blush in crema, e una micro mini beauty blender che è quella verde per il correttore, per le zone più piccole che richiedono più precisione. Ho acquistato poi il fondotinta Luminous Silk di Giorgio Armani nella colorazione 6.5. Volevo qualcosa di un po' più scuretto per questo periodo di transizione nel quale sono un po' più abbronzata perché sono già stata al mare. È un fondotinta che io ho già provato un milione di volte in campioncino, ma che non avevo mai acquistato prima d'ora. Non vedo l'ora di provarlo, anzi vi anticipo già che la settimana prossima filmerò un video sulle mie prime impressioni, testerò con voi, applicherò la maggior parte di prodotti possibili tra quelli che vi mostro oggi e vi dirò quali sono le mie prime impressioni, se è la prima volta che li utilizzo o cosa ne penso, se sono già riuscita a testarli per qualche giorno. A questo proposito, mi raccomando, commentate sotto quali sono tra questi prodotti quelli che vi incuriosiscono di più, perché vedrò sicuramente di inserirli nel video. Per quanto riguarda la skincare, ho acquistato anche la maschera Honey Potion di Farmacy. Questa era una maschera che avevo ricevuto in omaggio negli Stati Uniti, mi era piaciuta tantissimo, l'avevo utilizzata subito, me ne ero perdutamente innamorata, quindi quando è arrivato il brand anche da noi non ho potuto fare a meno di acquistarla. È una maschera illuminante, molto idratante e nutriente, che però non appesantisce.
la pelle è ottima. Lime per unghie di Sephora, che non mancano mai. E sempre per quanto riguarda i tool, ho anche il pennello numero 65, questo è il pennello fan, quello a ventaglio, per l'illuminante, che non ho mai avuto e desideravo provare da un sacco, quindi ho approfittato. Ho riacquistato poi, e questa è stata una vera disgrazia, il lip glow nella tonalità rosa 001, quello classico di Dior, perché ho perso il mio. Ta-da-da-da! Momento di raccoglimento. Ebbene sì, ho perso il mio rossetto, non mi era mai capitato di perdere un cosmetico prima d'ora, quindi ne sono piuttosto affranta e l'ho ricomprato. Abbiamo poi due prodotti della collezione estiva Coconut di Marc Jacobs. Questo è il bronzer, che non avevo acquistato l'anno scorso, non ho potuto farmelo scappare quest'anno perché c'ha i dettagli rose gold, anche l'occhio vuole la sua parte. E ho acquistato poi anche le Dew Drops di Marc Jacobs, che è questo illuminante liquido nella tonalità rose gold, bronzo rose gold, che avevo già acquistato in un'altra colorazione l'anno scorso, non l'avevo utilizzata quasi mai e nonostante questo non ho imparato dai miei errori e l'ho ricomprata. Quindi un applauso per la mia coerenza. E l'ultima cosa che ho acquistato da Sephora invece è uno dei nuovissimi eyeliner Dior, Dior Show On Stage Liner, nella tonalità matte black waterproof. Questo è un eyeliner nero in pennarello che non vedo l'ora di provare. Come sapete, la mia ricerca per l'eyeliner perfetto prosegue incessante da anni e anni, ma ancora non l'ho trovato. Sarà lui? Staremo a vedere. Ho acquistato poi due prodotti anche da Kiehl's, non andavo da tantissimo da Kiehl's. Uno l'avete già indovinato, ve l'ho chiesto nelle stories e tutte avete indovinato, ed è Glow Formula Skin Hydrator, questo nuovissimo fluido idratante, illuminante, a base di melograno, che si può utilizzare in tutti i modi che volete. Quindi come un vero e proprio illuminante liquido sui punti alti del viso, mixato al fondotinta per dargli un tocco di luce, o come base o come primer, ma può essere utilizzato anche da solo. L'ho già provato, lo sto testando, non vi dico ancora niente perché ve ne parlo settimana prossima, ma mi raccomando, rimanete sintonizzate. Ho acquistato poi anche il Daily Reviving Concentrate, questo è nella misura più piccolina, ed è un olio nutriente, illuminante e antifatica da giorno, un olio molto sottile che non appesantisce la pelle. L'avevo già utilizzato in passato, mi era venuto in mente, quindi ho deciso di ricomprarlo. Vi mostro poi quello che ho ricevuto la settimana scorsa da Pixie. Ringrazio tantissimo il team Pixie che mi ha inviato tutte queste bellissime cosine da provare. Allora, sono stata felicissima innanzitutto di ricevere una Hydrating Milky Mist, che è un'acqua idratante spray che io già avevo ed ho quasi finito, mi piace tantissimo, la utilizzo come tonico, mi piace un sacco. Poi abbiamo il nuovissimo Rose Tonic, che è il nuovo tonico idratante, nutriente, lenitivo del brand. Io fino ad ora avevo provato soltanto il Glow Tonic, mi piace tantissimo, quindi non vedo l'ora di mettere alla prova anche lui, come non vedo l'ora di provare il Rose Flash Balm. Questo è un balsamo, una crema idratante, che dovrebbe anche, se non ricordo male, contenere un po' di particelle luminose, dovrebbe dare un po' di luce, di luminosità al viso. Poi per quanto riguarda il make-up abbiamo la palette High Reflection Shadow Palette, bellissima, è composta interamente di ombretti shimmer metallizzati ed è veramente una meraviglia, cioè questi sono esattamente i colori che io utilizzo, cioè non ce n'è uno che non mi piace, uno che non utilizzerei. Questa sicuramente la applicherò con voi la prossima settimana, così come proveremo anche l'illuminante Glowy Powder in Santorini Sunset della collaborazione tra Pixie e la blogger Aspin Howard. La cialda è gigante e la tonalità è la mia preferita, quindi questo champagne dorato che già dalla cialda sembra luminosissimo, l'ho solo provato sulla mano. E ultimi, ma non di certo per importanza, la matita occhi Endless Silky Eye Pen Waterproof nella tonalità Black Cocoa, questo marrone cioccolato molto scuro, molto intenso. E poi il Liqui Fairy Lights nella tonalità Rose Gold, che è questo bellissimo, ve lo faccio vedere perché merita, questo bellissimo ombretto liquido in colore rosa con un sacco di riflessi. Ultima tappa di shopping, sono stata in un monomarca L'Oreal dove ho acquistato
un backup del mio Lash Paradise. Questo è un mascara che, sapete, adoro alla follia, mi piace tantissimo. Non vedo l'ora di riuscire ad acquistare anche la versione waterproof, perché il mio mascara waterproof è morto e quest'estate me ne servirà sicuramente un altro. Poi di Essie, sempre al negozio L'Oreal, ho acquistato nuovamente due leva smalto. Questi sono i Good As Gone Clarifying e il Polish Remover. Mi piace molto, è uno solvente per unghie che sgrassa molto l'unghia. Le secca un pochettino, che non è proprio il massimo, ma questo permette allo smalto di aderire benissimo all'unghia e di durare davvero per tutta la settimana. Ho acquistato poi degli smalti. Chi l'avrebbe mai detto? Uno smalto rosso, io non lo porto mai. Allora, questi gli smalti di Essie sono i miei preferiti in assoluto, utilizzo praticamente solo questi perché so che sono affidabili, hanno un pennellino precisissimo che in una passata sola copre tutta l'unghia, mi ci trovo da Dio. Ho riacquistato per la millesima volta la tonalità Too Too Hot, che è questo rosso corallo quasi fluo, che è praticamente il colore che utilizzo sempre durante l'estate. Fifth Avenue, che è questo rosso aranciato molto molto bello, e Aperitif, che è un rosso classico un pochino più scuro. L'ultimissima cosa sono queste goccine asciugasmalto di Essie, sono le Drying Drops. Io normalmente utilizzo queste goccine di Essence che costano un quinto, ma ultimamente non riuscivo a trovarle, quindi ho deciso di provare loro. Vi farò sapere se merita oppure se non vale la pena spendere più di 3 euro e acquistare quelle Essence. E basta, poi non ho acquistato nient'altro per fortuna e mi sono riproposta il fioretto che speriamo questa volta di riuscire a mantenere. Ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere quali prodotti vi incuriosiscono di più, così ve ne parlerò nel prossimo video, e fatemi sapere anche se voi avete già acquistato o provato qualcuno di questi prodotti, in modo da sapermi dire cosa ne pensate, insomma qual è la vostra opinione. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando cliccate su questo bottone per iscrivervi al canale e venite a trovarmi anche su Facebook, sulla pagina My Beauty Fair o su Instagram, il mio nome è Giovanna Lovison. Vi mando un bacione grande, vi lascio sullo schermo i link a qualche altro video che spero vi possa interessare e vi auguro un'ottima settimana. Ciao a tutte!